Per prima cosa vorrei da qui salutare i fratelli della comunità cappuccina che si trovano, ecco, a motivo della situazione della pandemia, in isolamento fiduciario, ma continuano a essere presenti e alla guida di questo santuario. E vorrei dire loro che se mi ascoltano, ecco, stanno veramente vivendo l'ultima frase o l'ultimo verbo del Vangelo di questa sera, quel vegliate. Chi sta vivendo l'isolamento fiduciario, la cosiddetta quarantena, se lo fa con lo spirito del Vangelo, credo possa dire che sta interpretando nell'esperienza, senza dubbio pesante, ansiosa, triste, questo vegliare, questo attendere che ovviamente termini la situazione negativa, ma che in qualche modo diventa anche l'immagine dell'attesa del compimento vero, che è l'incontro con il Signore. Ecco, siamo abituati a vivere l'Avvento forse come tempo di attesa, nella certezza che il Natale arriva, ma vivere l'esperienza di un'attesa come quella di queste quarantene, dove si sa che arriverà, ma non si sa quando, credo sia non solo fisicamente e psicologicamente più duro, ma sia anche forse più immagine autentica di questa richiesta del Vangelo, di essere persone capaci di vegliare e di attendere. Il testo greco, nel greco il verbo vegliare è il verbo gregoreuo, che ovviamente ci fa pensare al gregoriano, alla musica gregoriana. E allora vorrei dire ai fratelli e alle sorelle che vivono questa situazione, che se sono credenti possono viverla pensando che stanno in qualche modo facendo della loro vita un canto gregoriano, un canto di attesa di compimento autentico, un'attesa quando è veramente nella carne diventa eloquente, diventa in qualche modo testimonianza evangelica. E allora dico ai cari fratelli della comunità che stanno vivendo questa esperienza che noi da qui la vediamo come segno di testimonianza evangelica, come attesa obbediente e significativa. Veniamo un po' anche alla parola di Dio in una forma un po' più estesa. Abbiamo iniziato oggi e si continuerà nelle domeniche a venire il capitolo 25 del Vangelo di Matteo. Capitolo che ci parla del regno di Dio. Anche nel capitolo 13, quello delle parabole, l'Evangelista Matteo già aveva presentato il regno di Dio. C'è una differenza, un particolare che potrebbe sfuggirci. Capitolo 13, dove sono contenute le parabole del seminatore, del granellino di senapa piccolissimo che cresce e diventa un arbusto capace di accogliere gli uccelli a nidificare,
del lievito che fa fermentare la pasta. Ecco, in quel capitolo si dice al verbo presente il regno dei cieli è simile a, per invitarci a vederne l'azione già in corso, la presenza attiva nella nostra vita personale, nella nostra esperienza di comunità, e se abbiamo occhi evangelici attenti, nella storia e nell'intera creazione. C'è una realtà buona e positiva che in questo momento sta germogliando, crescendo, fermentando la vita e la storia. Il capitolo 25, che riprende lo stesso tema del Regno dei Cieli ed è composto da altre tre parabole, abbiamo letto la prima, usa il verbo al futuro. È stato detto, e dice Gesù, il Regno dei Cieli sarà simile. E ci ha presentato questa sera questa parabola delle 10 vergini. Questo futuro non è per dirci il finale di un film, non è il the end, ma è per dirci il compimento di una realtà, l'entrata veramente nel significato completo della vita e della storia. È ciò che avverrà di sicuro, anche se ci sembra di attendere a lungo, anche se ci sembra di non vederne ancora la presenza. E che cos'è questo che avverrà? Ebbene, è la venuta del Signore. È la sua venuta, il suo ritorno nella storia, per renderla completa e piena, per recuperarla a salvezza. Sia la seconda lettura, il testo della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, che questo capitolo 25 di Matteo ci vogliono portare proprio lì. E c'è una frase identica, anche se detta in una forma leggermente differente. E quella, San Paolo dice, saremo rapiti per andare incontro al Signore e stare sempre con Lui. E questo ci conforta già da adesso. Gesù, nel presentarci questa parabola, a un certo punto dice meglio. Il lettore e lo scrittore dice andategli incontro, ecco lo sposo, sta per arrivare. Questa è la certezza e il compimento, è il futuro pieno, è il Signore che verrà per riempire le nostre vite personali, la nostra storia e l'intera creazione. La sua venuta può tardare, ma ci sarà. Ma non è solo azione sua, ci deve essere anche qualche cosa di nostro per poterlo accogliere, per potergli andare incontro, per poter entrare nel suo regno e nella sua festa eterna. E allora ecco le immagini di queste 10 vergini, di queste 10 ragazze ancora da sposare, che l'Evangelista dice essere divise in due gruppi. Un gruppo è chiamato saggio e un altro stolto. Se osserviamo quello che sono e quello che fanno,
ci accorgeremo che c'è una identità quasi totale. Sono tutte 10 vergini, non è una virtù qualsiasi, è un valore. Che cosa compiono? Tutte prendono le loro lampade, quindi si sono date da fare. Tutte escono per andare incontro allo sposo. Tutte vivono l'esperienza di questa attesa che ritarda. Tutte si assopiscono e si addormentano. Tutte vengono risvegliate e ripreparano in qualche modo le loro lampade. A questo punto alcune si accorgono che avevano dimenticato l'olio e non ce n'era quasi più. Lo vorrebbero dalle loro compagne, ma non è possibile dividerlo, sarebbero rimaste senza tutte. Allora queste compiono ancora qualcosa di più, le cosiddette stolte, perché vanno a comprarlo, si danno da fare, tornano. E attenzione, addirittura sono le uniche che si mettono a pregare. Signore, Signore, aprici. Eppure non entrano più. Io credo che il segreto di questa parabola lo dobbiamo cercare nella conclusione del discorso della montagna, che è sempre riportato dallo stesso evangelista Matteo, al capitolo 7. Quel grande discorso di Gesù termina con questa frase: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E da una immagine si fa la volontà del Padre costruendo la casa non sulla sabbia, ma sulla roccia. Che cos'è mancato a queste cinque che pure nel loro darsi da fare sembrano abbia fatto di più delle altre? Io credo sia mancato questo costruire sulla roccia. E cosa significa costruire sulla roccia? Credo ancora una volta dobbiamo affidarci a un altro testo di Matteo, la cosiddetta confessione di fede di Pietro. Tu sei Pietro e su questa roccia costruirò, edificherò la mia chiesa. Ci vuole la fede solida come la roccia. Questo è l'olio necessario per la nostra vita cristiana e per la nostra testimonianza umana. È possibile pregare e compiere azioni buone senza fede? Sì, risponderei. Senza questa fede solida che si trasforma in carità, in azione, che è robusta di fronte ad ogni situazione. È questa che dobbiamo cercare. E nelle prossime due domeniche che ci conducono al termine dell'anno liturgico, il Signore sottolineerà proprio questo aspetto. Abbiamo bisogno di quest'olio, di questa fede che si irrobustisce nella speranza di fronte a qualsiasi situazione, che lotta
e che diventa carità. Diversamente è una fede ideologica e il nostro comportamento, anche esterno, è puramente di un'etica senza cuore. È questa fede che dà gusto e senso, che ci rende sapienti, ossia capaci di dare sapore alla nostra vita e alla vita dei fratelli e delle sorelle con cui veniamo in contatto. Dobbiamo dare il sapore di una fede piena di speranza e capace di carità. Mi viene quasi in mente, e sembra una citazione un po' blasfema, ma non vuole essere, dalla forse più famosa canzone di Gino Paoli, Sapore di sale e sapore di mare. La fede, che è quest'olio che si mantiene, è una fede che dà sapore alla nostra vita e che anche chi ci vede, chi entra in contatto, in relazione con noi, avverte. Una fede saporita di speranza e di carità. È questa che dobbiamo chiedere. E con questa rimarremo sempre con le lampade accese e accoglieremo il Signore, lo incontreremo. Chiudo con le parole di Paolo: confortatevi sempre a vicenda con queste parole. Ecco, se abbiamo questa fede saporita, ci conforteremo sempre gli uni gli altri in qualsiasi esperienza e situazione della vita, anche in questa della pandemia. Amen.